Borgo di Soleto si è riempito di centinaia di visitatori che lo hanno attraversato ballando al ritmo incendiario di Papa Ciango nella sfida musicale con Io, Te e Puccia, ma anche sulle note degli Swing Garage con special guest Lorenzo Primiceri DJ, di Alessio Colì Band e della band Domi Soul. Più palcoscenici, pieni di straordinari musicisti tra le vie di questa città del Salento, le Mura in Festa 2019, anche in una delle giornate più fredde di dicembre, rappresenta l'ennesimo successo del Comune di Soleto e dell'agenzia Mood. È la ricetta che deve cercare il Salento, bisogna puntare su questo. Il Salento non è solamente l'estate, ma è anche l'inverno, e oggi abbiamo dimostrato che si può fare anche questo. Non solo un turismo religioso, un turismo di massa, ma un turismo di qualità, fatto anche in un periodo dove difficilmente si può visitare i posti di mare. In inverno si va in montagna, adesso si può andare anche in Salento e noi siamo la prova. A riscaldare i visitatori festanti, il miglior vino del Barocco Wine Music, ce n'era per tutti i gusti, vini di alta qualità. Pombette, formaggi tipici e tutta una serie di prodotti salentini hanno deliziato chi ha scelto di trascorrere un Santo Stefano unico tra storia, arte, tradizione, musica, enogastronomia e divertimento. Tutti in fila per percorrere il lungo itinerario che si apre dalla Porta di San Vito e prosegue per tutto il centro antico della cittadina greca, fra le caratteristiche vie ancor più strette del solito per i tantissimi visitatori che si incrociano tra palazzi e stemmi di antichi casati. C'è anche l'associazionismo, vedete, delle associazioni di volontariato tipo l'associazione Lotta contro il cancro di Soleto, la Gioventù Francescana e altri tipi di associazioni che hanno aiutato a movimentare questo momento, ma soprattutto la cosa che fa più specie è l'unione. C'è tutti i salentini che sono sparsi per il mondo, non soltanto in Italia, sappiamo, no, che ormai tutti quanti vanno in giro per il mondo, si vedono qui tutti riuniti con dei caldi abbracci, dei caldi baci per gli auguri, poi ovviamente accompagnati anche del buon vino che aiuta un pochettino a colorare questa splendida serata. Non manca nulla per riscaldarsi, nemmeno le caldarroste. Il Borgo di Soleto ha abbracciato i visitatori idealmente e ha dimostrato che è possibile vivere il Salento da turisti 365 giorni all'anno. In tutti i giorni dell'anno, quando ci sono i contenuti, la gente partecipa, e proprio questa sera l'abbiamo visto, nonostante il freddo la gente è uscita, la gente ha partecipato perché ha trovato, come devo dire, un buon modo per passare una piacevole serata all'interno dei nostri borghi che sono bellissimi.